Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come le recenti indiscrezioni sul cast del Grande Fratello VIP 8 hanno ribadito il diktat imposto da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha stabilito regole rigorose per la selezione dei partecipanti, escludendo influencer e personaggi considerati trash. Questo ha portato molti aspiranti concorrenti a rinunciare alla possibilità di partecipare al famoso reality show di Canale 5, previsto per il prossimo settembre. Sebbene i nomi ufficiali non siano ancora stati confermati, alcune fonti affidabili hanno rivelato i possibili concorrenti. Tra questi, troviamo il conduttore Corrado Tedeschi, le attrici e showgirl Benedicta e Brigitta Boccoli, l'attore Ninetto Davoli, la cantante Fiordaliso, in forse per via dei recenti impegni, la showgirl Giustine Matera, Rossana Fratello, la giornalista Annalisa Chirico e l'ex professoressa dell'eredità, Samira Lui. Grande Fratello 8. Spuntano i nomi del cast. Età media 56 anni. L'età media di questi potenziali partecipanti è di circa 56 anni. Se si escludono Annalisa Chirico e Samira Lui, l'età media sale addirittura a 72 anni. Questo potrebbe suggerire un cast meno giovanile rispetto alle edizioni precedenti. È importante ricordare che ci sarà anche una quota di partecipanti più giovani che dovrebbero però riguardare la quota NIP. Alcuni famosi hanno rifiutato l'invito a partecipare al Grande Fratello VIP 8, come nel caso dell'attrice Claudia Gerini che avrebbe declinato l'offerta, come anche l'ex bonus Sara Croce. Antonio Razzi, ex senatore, avrebbe voluto partecipare ma è stato escluso dalla selezione di Mediaset. Infine, c'è ancora incertezza riguardo alla partecipazione di Cristina Scuccia, l'ex suora che era stata annunciata nel cast di Tale e Quale ma successivamente esclusa, si vocifera per un mancato accordo relativo al suo catcher per prendere parte al programma Rai. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.